Ciao ragazze e ciao ragazzi, è l'una di notte, benvenuti nel mio secondo canale. Oggi faccio vedere una super ricettina, yummy yummy. Ragazze, questa non è altro che una variante del porridge che già vi ho fatto in passato questo video di questa colazione o merenda che potete fare. È praticamente una ricetta molto sana, leggera, che è ottima da mangiare sia a merenda sia a colazione. È proteica, quindi va bene per gli sportivi, va bene un po' per tutti, non fa ingrassare, però sazia tantissimo e serve anche per favorire, insomma, il transito intestinale, per fare tanta pupù. Ebbene sì, perché anche quello importante fa andare in bagno e quindi ci fa mantenere con la pancia piatta, perché l'avena, che è l'ingrediente fondamentale di questa ricetta, è un ingrediente anticellulite, è un ingrediente che consente di avere, appunto, di mantenere la pancia piatta pur dando molta soddisfazione. Se sazia tanto, dà molta energia, però non vi gonfia la pancia, quindi cosa importante, viva la pancia piatta! Magari chi ce l'ha? Vabbè. Iniziamo subito, ragazzi, non ci perdiamo in chiacchiere. Questi sono un po' tutti gli ingredienti che poi potete ovviamente modificare tranquillamente secondo le vostre esigenze e quello che avete in casa. Allora, prima di tutto vado a versare l'avena. Se non avete visto l'altro video, ve lo lascio il link nel box informazione, è cliccabile qua da qualche parte, insomma, impressione. Con una tazzina io vado a misurare la quantità di avena. La variante è che stavolta utilizzo anche la farina di avena. Allora, se voi questa ricetta la fate tutta con la farina di avena solo, vi viene tipo un budino, una mousse proprio uniforme, molto molto buono. Poi potete mettere anche la crusca di avena, che hanno più o meno la stessa funzione, sono simili, soltanto che la crusca d'avena è un po' più spessa, oppure i fiocchi di avena, che sono proprio quelli a fiocchi, appunto, più grandi. Io adesso metterò un po' di crusca d'avena, un po' di farina d'avena. Voi potete utilizzare una di queste tre o tutte e tre assieme secondo i vostri mix, rispettando le quantità. Comunque io la compro al supermercato, quando la compro ne prendo molti pacchi perché poi subito finisce e non si trova più. Comunque, questa qua però sicuro la trovate, la crusca di avena, quindi non vi preoccupate, se trovate questa va bene. Una tazzina di farina d'avena, crusca d'avena o un mix. Due tazzine, quindi avete visto, ho messo due tazzine e poi metto praticamente tre volte la quantità di latte di soia oppure un latte vegetale al vostro piacere, come potrebbe essere quello di riso, di mandorla, di nocciola, quel che volete, oppure potete anche mettere l'acqua se non avete questo qua, non cambia tantissimo il sapore, quindi poi sta a voi. Adesso devo mettere 6 di latte di soia. 2, si trovi Nancy? Sì, mi trovo. Oh, poi volevo dire, Tu in se matematica sei più ferrata. con queste quantità verrà un bel po' di porridge. Voi, se volete Sì. poco, solo una porzione, naturalmente dovete dividere, Diminuirle. diminuire. Io questa quantità che sto preparando adesso è per due persone, quindi per me e per mia sorella. Molto Molto abbondante, però abbondante, però. se voi volete farlo per una persona, vi consiglio allora di mettere una tazzina di farina d'avena, oppure ne potete preparare di più, come spesso faccio anche io, e lo conservate, perché lo potete conservare anche per un paio di giorni. Yeee, così avete tutto pronto, evviva! Si è unito tutto. Bello unito, non c'è bisogno di fare nulla, non ci sono grumi. A questo punto vado ad aggiungere la mia fonte di proteine. Quindi ci aggiungo lo yogurt greco. Allora, questa ricetta è proprio una ricetta mia che faccio sempre, vero Nancy? La faccio sempre, l'ho inventata io, la faccio sempre perché l'adoro, proprio con questi ingredienti, con questo Sì, yogurt. perché è un È porridge più buonissima. goloso, più dolce, Esatto, è veramente speciale. buono. Allora, io metto sempre questo qua, lo yogurt a vaniglia, che è yogurt greco, che appunto è molto proteico, però essendo che a vaniglia è già dolcificato, mi permette quindi di non utilizzare dolcificante e vivere proprio una mousse alla vaniglia, buonissimo, provatelo ragazze. Quindi ci metto tutto lo yogurt, ne lascio solo una piccola piccola parte per fare una piccola decorazione poi sopra, che vi faccio vedere proprio poco poco poco. Quindi vado a mescolare. Non deve essere proprio tutto uniforme, perché tanto adesso lo dobbiamo mettere sul fuoco. Le uova, altra fonte proteica, perché vegano ovviamente non le metterà, potete mettere ad esempio lo yogurt di soia, ovviamente però sarà molto molto meno proteico, invece così è molto proteico ed è veramente ottimo, soprattutto se vi dovete andare ad allenare nella giornata. Le uova io faccio così, ne metto una sola intera, perché praticamente prima mettevo solo gli albumi, poi che è successo? Una volta mi cadde anche il tuorlo, un uovo intero,
e mi sono accorta che il sapore era molto molto più buono, e quindi da quella volta io un uovo intero ce lo metto. Sarà un pochino più grasso, però un uovo diviso in due, ragazze, che volete che sia, l'energia ci vuole, anche i grassi servono. Se lo volete fare più light, mettete soltanto gli albumi. Io però metto un uovo intero e poi metto il resto solo albume, di modo che mi viene proteico, però molto molto leggero. Ecco, quindi accontentiamo un po' tutti. Evitare che si facciano i grumi, io lo mescolo sul fuoco con questa qua a mano. Potreste anche adesso dare una mescolatina di frullino, ma io, sapete, sempre per la storia di non sporcare il frullino eccetera, preferisco così, però mi trovo molto bene così, ragazzi. Quindi andiamo sul fuoco, pochi minuti ed è pronto la nostra mousse light cioccolato e vaniglia. Ecco qua, ragazze, quindi sul fuoco a fiamma bassa mescolate. Occorrono pochi minuti, deve essere tutto bello uniforme. Deve, praticamente ci vogliono 5 minuti più o meno, si deve un po' rapprendere e deve diventare una mousse. Ecco qua, guardate, quando è così è diventato una crema, vedete, è diventato proprio una crema bellissimo alla vaniglia. Adesso è una crema alla vaniglia, io che faccio? Una tecnica ninja di nuova generazione, un passo capovolto, questi qua inclinati sopra, perché adesso devo fare metà vaniglia e metà cacao. Voi potete anche mangiarlo tutto così, ma noi ci faccio anche un po' di cacao e facete come faccio. Ne verso prima metà, potevo anche separarlo, ma tutto per non sporcare un altro contenitore. Poi ne verso metà qua, ci aggiungo il cacao, ne verso uno e due, poi dipende dai gusti, io vi consiglio di aggiungerlo un po' alla volta e di mescolare in modo che vedete quanto lo volete cacainoso, pieno di cacao. Ecco qua, mescolate, questo è caldo quindi si scioglie il cacao. Quindi potete mangiarlo o tutto così al cacao, tutto così a vaniglia, oppure come me mischiato un po' e un po', che anche è buonissimo. Nancy, a te come piace? A cacao, ovviamente. Non avevamo dubbi, Nancy. Però mi piace mangiarne un po' bianco e un po' di cacao assieme, è buonissimo. Vado a versarlo da quest'altro lato. Bingo. E faccio la mia mousse, vaniglia e cacao. Wow. Ecco qui. Potete mangiarlo anche così caldo ed è buonissimo, anche tipo come un dessert se invitate gente a cena. È una crema al cacao, la crema alla vaniglia, che è buonissima ed è sana. Potete anche aggiungere della frutta secca per decorare, delle scaglie di cioccolato, quello che volete voi. La mia versione, ve la faccio vedere fino alla fine qual è questa qua, con i pinoli, e viene... È buonissimo, vero Nancy? Sì, troppo buono. Vi ho fatto vedere proprio una cosa che io faccio praticamente, non dico tutti i giorni, ma quasi. Sì, sarebbe strano, ma invece questi pinoli danno proprio un tocco di gusto. Sì, troppo buoni. Io spolvero con i pinoli, potete anche mettere le mandorle, le nocciole, quello che volete voi, ma i pinoli ve li consiglio, sono troppo buoni, sono anch'essi molto proteici. Le mie invenzioni, le mie creazioni sono troppo belle, vero Nancy? Sì. Adesso, ultimo tocco, ci metto come se fossero dei ciuffettini di panna, questo po' di yogurt a vaniglia, faccio una piccola decorazione, guardate com'è bellino. Come se fossero i ciuffettini di crema chantilly. Dice così? Di panna, dai, di panna, sì. Ok. Ma li stai mettendo tutti da un lato? Sì, perché questo è mio, a te senza. Perché? Non sto scherzando. Guarda come se la prende. Eh certo, guarda, poco. Siamo neanche di qua. Dai. Va bene? Guardate che meraviglia. Adesso o lo mangiate così caldo, domani lo troverete freschino, insomma. Noi così facciamo. O lo mangiamo subito se vogliamo una cosa calda, così va. Se no, la sera molto spesso preparo questo qua come colazione per il giorno dopo. Cioè, domani mattina lo mangio così, non lo scaldo nemmeno. Tu lo scaldi, Nancy? No, poi dipende dai gusti. Si potrebbe anche mettere un poco al microonde la mattina e te lo mangi caldo. A noi però piace freschino, diventa una mousse
troppo troppo buona, si addensa tutto e diventa tipo un budino ed è buonissimo veramente. Che vi mangiate, ragazzi? Una scioglievolezza. Una scioglievolezza, è un gusto così dolce e scioglievoloso in bocca, comunque è troppo buono. Ragazze, provate la mia ricetta e mi raccomando, lasciatemi tanti commentini, fatemi sapere, taggatemi anche su Instagram se lo fate, voglio vedere le vostre colazioni, le vostre merende e mi raccomando tanti pollici in su, vero Nancy? Su. Tanti pollici in su e tanti baci. Ciao, al prossimo video. Ciao ciao. Buonanotte, vado a cucchiare, che tardi, si è fatta l'una e mezza, mamma mia. Buonanotte, però me lo mangerei proprio un po'. Me lo assaggio un po', eh. Quando mangio.